Ciao a tutti e benvenuti, bentrovati nell'angolo dell'unico svapo. In questi anni le varie modalità di svapo che abbiamo utilizzato nei nostri hardware sono stati il vari watt, il vari volt, controllo temperatura ossia il TC, TCR, TFR, bypass, il customer curve e in più ultimamente molte aziende hanno aggiunto anche la funzione smart, che è quella funzione che in automatico nel momento in cui inserite il vostro atomizzatore andrà a impostare la box al migliore wattaggio a seconda del tipo di coil che state utilizzando. Altre aziende hanno evoluto anche questa funzione inserendo una protezione più che non vi permetterà di andare a superare il range consigliato per quella coil e di conseguenza non andrete a bruciare le vostre coil. Innokin con un prodottino che io ho presentato sul canale qualche settimana fa, la Innokin Sensis, ha inserito una nuova modalità di svapo, la funzione 0. Una modalità di svapo che vi permette, oltre a impostare il wattaggio per la vostra coil, quindi una modalità vari watt, vi permette di impostare anche gli hertz. L'avevo visto già sulla Innokin Sensis, mi era piaciuta come modalità, anche se con quel tipo di coil vi devo dire la verità non avevo notato tantissime differenze, ma oggi dopo aver provato questo nuovo kit di casa Innokin mi devo ricredere. Andremo a parlare del Coolfire Z80 in kit con il nuovissimo Zenith 2, una box che arriva ad 80 watt con una batteria 18650 sostituibile, non inclusa nella confezione. Il nuovo Zenith, che ve lo dico a fare, ma andremo a scoprire insieme anche i pro e i contro di questo prodottino. Quindi adesso non vi resta che lasciare un pugno di like, iscrivervi al canale, attivare la campanellina, lasciare tanti commenti, e questa volta i commenti dovranno essere veramente tanti, perché la stessa Innokin mi ha permesso di regalare ad uno di voi la Sensis che ho qua, me la sono preparata, ce l'ho qua, quindi il primo kit con funzione 0. Adesso non vi resta che mettervi comodi e io vi auguro una buona visione. Ci vediamo dopo. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay now, from the beginning. Hit it, boys. Packaging fatto in carta interamente riciclata per questo Innokin Coolfire Z80 Zenith 2 in kit. Ne vediamo alcune delle caratteristiche: uno svapo di quarta generazione che avevamo già visto in casa Innokin, un flusso d'aria ottimizzato sia per l'MTL che per il flow ristretto, una batteria esterna 18650 non inclusa nella confezione, va da 6 ad 80 watt. All'interno della confezione troveremo un certificato di garanzia Innokin, una guida rapida all'utilizzo di questo kit che noi andremo a sfogliare insieme per trovarne subito le caratteristiche. Vediamo dove stanno. Eccole qua, misura 131.75x38.3x27.6 mm. Il tank ha una capacità da 5.5 ml o 2 ml a seconda se TPD oppure meno. Batteria 18,50 non inclusa nella confezione, è sostituibile, va da 6 ad 80 watt, ricarica 5 volt, Type-C 1.7 A. Vi faccio vedere un po' anche i wattaggi consigliati a seconda delle coil che andremo ad utilizzare. Come sempre e come al solito vi consiglio di darci un occhio. Cavetto USB Type-C per la ricarica e futuri ed eventuali aggiornamenti, un secondo tank di ricambio in vetro Pyrex, una prima bustina contenente una Z-Coil Incantal da 0,3 che va da 30 a 40 watt. Andiamo a aprirla insieme, vediamo se riusciamo a tirarla fuori. È quella dorata, eccola qui, a mesh. Sì, la conosciamo pure bene. Una seconda bustina contenente un secondo drip tip, perché una arriva premontata, e degli o-ring. Apriamo anche questo. Gli o-ring ci sono, il drip tip c'è pure, eccolo qua.
Ed eccolo questo Inokin Zenith 2 che esce in kit. Sopra troviamo questo drip tip in ultem destinato al tiro MTL. Prendo anche l'altro presente tra le spare part destinato al flavor. Queste sono le due differenze. Noi lasceremo questo destinato all'MTL. Vi faccio vedere subito, c'è questo lucchettino che ci indicherà come fare il refill. Andremo a pigiare questo piccolo bottoncino, ruotiamo verso l'indicazione del lucchetto in questo modo e andremo ad accedere all'asola per il refill. Vedete che c'è una membrana che servirà a non far fuoriuscire il liquido. A tanti piace, ad altri no. Insomma, la membrana c'è. Abbiamo il tank in vetro Pyrex protetto da questa parte in acciaio, la scritta Zenith. Vi faccio vedere che c'è questa ghiera che ha un inizio e una fine e ci permetterà di regolare l'aria. Quindi avremo una solona grande, poi 1, 2, 3 fori per l'MTL. Potremmo andarli a parzializzare in questo modo. Sotto scritta Platform Series disegnata da Busardo e Vaping Greek, c'è smaltimento, pin con attacco 510 leggermente sporgente. Per accedere alla coil, quindi andare a montare la coil, svisitiamo il tutto in senso antiorario come sempre, in questo modo. Questo è il fondello dove si intravede sia l'asola che i tre fori per il tiro da MTL e la coil premontata. Tiriamo la coil in questo modo, una coil ad innesto, vedremo che arriva con una seconda coil premontata che va da 15 a 18 watt ed è una coil da 0,8 che conosciamo. In questo caso qui è montata questa piccola retina antischizzo e vi faccio vedere com'è l'interno. Qui la novità sta che ha messo questa ghiera che permetterà di andare a bloccare la coil. Vi dico subito che io la trovo inutile e anche molto scomoda da ruotare, non so se è un difetto di questo, però io avrei evitato anche di metterla. In questo caso andremo ad utilizzare la coil da 0,8, inizializziamo. Inizializzazione è importante, come dico sempre, perché permetterà alla stessa coil di partire in modo immediato e di essere più duratura nel tempo. Mettiamo un po' di liquidino qui su questa retina, anche se ha poco senso farlo, e andiamo invece a mettere liquido nelle asole 1, 2, 3, 4, ok, bagniamo per benino, andiamo al centro qui, un altro goccino ce lo mettiamo e ci andiamo a riposizionare la coil in questo modo. Vedete che ha delle svasature, quindi la facciamo coincidere con il disegno presente sullo stesso atomizzatore, spingiamo fino in fondo e in questo caso qui bisognerebbe andare a ruotare questa ghiera, che io non ci riesco, per andare a bloccare la coil e non farla fuoriuscire. Vi dico che non mi ha dato nessun problema anche se non l'ha bloccata. Andiamo a riavvitare il fondello del deck in questo modo. Lo portiamo a battuta e andiamo a fare il refill. È già aperto. L'asola fa fare questo strano rumore nel momento in cui andiamo a fare il refill, chiudiamo in questo modo, incastriamo, vedete non si può aprire, e l'atomizzatore è pronto, sì, è pronto per essere svapato. Andiamo a vedere la box. Ed ecco la box, questa Coolfire Z80, così come scritto sul lato. Frontalmente troviamo il tasto Fire, il tasto Up, il tasto Down, la presa Type-C per la ricarica e l'aggiornamento. Su questo lato scritta Inokin, inserto in pelle similpelle, molto molto piacevole al tatto. Sotto troviamo invece questo tappo a vite con i tre fori che, alzando in questo modo questa linguetta, ci permetterà di andarla a svitare. Facciamo così, viene più facile. E vedremo se è indicato la polarità. Sì, sul fondo è indicata la polarità. Andremo a inserire una 18650, sempre in perfette condizioni. Mi raccomando, la sicurezza al primo posto anche in elettronica. Quindi positivo verso il basso. Andiamo a ritappare il tutto, così. Perfetto. Tutto ben saldo al suo interno. Sopra troviamo questa tazza con attacco 510, il pin è a molla, le due viti Torx. A box spenta, premendo il tasto Fire, ci ricorda che questa Z80 si accende con i classici tre clic sul tasto Fire, 1, 2, 3.
in questo modo Inukin, e troveremo la modalità di svapata. In questo caso siamo in funzione 0, la barra che ci indicherà la carica della batteria cambierà colore a seconda della carica restante, i watt in erogazione parte da, vediamo subito, se i watt arriva ad 80 watt, scende o sale 0,505, se terremo premuto scenderà in modo molto molto più veloce, non tantissimo. Quando premeremo il tasto Fire, il tasto Up and Down saranno bloccati, per sbloccare basterà tenere pigiato uno dei due tasti per qualche secondo. Poi troveremo i secondi di svapata, gli ohm della coil, il numero totale dei puff e in questo caso anche gli hertz, perché siamo in modalità F0. Tasto Up e tasto Down insieme. In questo modo accederemo al menu, quindi avremo la modalità F0, la modalità Power, che è la modalità classica, in cui potremo scegliere vari watt o vari voltage. In vari watt, vi faccio vedere solo questo, andremo a impostare il wattaggio, e qui invece degli hertz giù avremo i volt in erogazione. Se invece andiamo in vari volt, in questo caso invece andremo a impostare i volt massimi di erogazione, e arriva fino a 7.5 volt. Poi avremo la modalità refresh, che è quella modalità che ci permetterà di andare a rigenerare la coil, in quanto erogherà il 40% del wattaggio impostato per la stessa coil, e questo permetterà una veloce rigenerazione della coil. Poi andiamo su setting, in questo caso avremo la modalità del menu Pro, quella che avete visto, oppure Minimal, in cui andrete a vedere solo in questo caso i volt, ma vi faccio vedere che la modalità Power Watt, andremo a vedere solo i watt e i secondi di svapata. Ritorniamo in menu, poi avremo l'impostazione del timeout del display, l'impostazione del cutoff, quindi dei secondi di svapata massimi, device ID, dove andremo a vedere l'ID della scheda, reset per ripristinare i valori di fabbrica ed exit per uscire. Andiamo su Exit, ritorniamo sul menu. Vi faccio vedere la funzione F, in cui oltre al wattaggio andremo a impostare anche gli Hertz. Nel momento in cui andremo a selezionare, ci dice che in MTL è consigliabile utilizzare 51 a 100 Hz, e in DTL, quindi in Flavor, ci consiglia di utilizzarla da 20 a 50 Hz. Ritorniamo un attimino. E qui potremo andare a impostare gli Hertz al secondo del tipo di coil che stiamo utilizzando. Abbiamo una coil da 0,8 MTL e io la lascio ad 80 Hertz, così. E poi, una volta entrata nella funzione 0, avremo la possibilità naturalmente di impostare anche quello che è il wattaggio. E questo era un po' tutto per ciò che riguarda questa Coolfire Z80 in kit con lo Zenith 2, e adesso non ci resta che andare a fare due svapate assieme e scoprire cosa penso di questo nuovo prodottino di casa Inukin. Andiamo a provare questo Coolfire Z80 in kit con il nuovo Zenith 2. Ho montato la coil da 0,8 che legge a 0,75, sono a 18 watt in modalità funzione 0. Gli hertz impostati sono 75, i fori utilizzati, aspettate perché avevo aperto un po' tutto, io normalmente utilizzo tutti e tre i forellini, questi senza collaso alla chiusa, e questo è il tiro che ci regala Drip Tip da MTL. Aspettate, non andate di corsa, vado a chiudere per i puristi italiani dello svapo MTL Italian Style, quindi due soli forellini aperti. E per gli enfisemici dello svapo MTL Italian Style, un solo forellino aperto. Allora, io vi dico che lo utilizzo con i tre fori aperti, perché secondo me questa coil da 0,8 rende bene con i tre forellini aperti.
Qui sullo Zenith 2 hanno fatto un lavoro per quanto riguarda la gestione dell'aria ottimo. Hanno risolto tutti i problemi precedenti relativi ai vari slide, al primo Zenith e quant'altro. Qui la gestione dell'aria è fatta veramente, veramente bene. Perché l'utilizzo con i tre fori? Perché comunque la coil da 0,8 in questa modalità 18 watt la preferisco con i tre fori in linea aperti. In vari watt le coil da 0,8 restano le classiche coil da 0,8 di casa Inokin che noi conosciamo, a chi piacciono, a chi non piacciono, con i pro e i contro che ormai tutti voi nei vari commenti, con i vari feedback ci hanno permesso di conoscere. Qui le cose però cambiano perché grazie alla funzione 0, a questa modalità di svapo 4.0, a questa nuova modalità di svapo, ragazzi, la coil da 0,8 anche qui prende nuova vita. Funzione 0, che è quella funzione che oltre a impostare i watt vi permette di impostare anche gli hertz, quindi la frequenza di svapata, questa nuova modalità che credo da qui in poi vedremo sicuramente in tutti i prodotti di Inokin rispetto alle coil della Sceptre, quindi provata con la Sensis, dove lì non notavo particolari differenze se non dei rumori di attivazione diversa con delle onde, con delle curve diverse. Qui, ragazzi, qui le coil da 0,8 qui funzionano veramente bene. E quindi vi dirò che questo kit, in contrapposizione al Nautilus 3 con le coil da 0,7 a mesh, questo kit con le coil da 0,8 a filo classico a me è piaciuto. Quindi sarete voi come sempre a decidere quali, a seconda del vostro tipo di svapo, della vostra modalità di svapo, sarà il kit, sarà l'atomizzatore ideale da acquistare. Prendo il telefonino perché vi voglio dire subito anche la gestione della 18650, vado a trovarla, vi ricordo 18650 non inclusa nella confezione, quindi nel momento in cui acquisterete il kit, di cui non so il prezzo, ma penso sia intorno ai 50, massimo 60 euro, a cui poi dovrete aggiungere il costo della batteria, magari nel momento in cui uscirà, ho visto che solo Linux per il momento ce l'ha disponibile sul suo shop, però è andato esaurito, quindi non so neanche il prezzo, fatemi sapere nei commenti nel momento in cui uscirà quale sarà il prezzo di questo prodottino. Allora andiamo a trovare Inokin, vediamo dove l'ho messo, Zenith 2, e vi dico, con un tank, quindi con un tank riuscite a fare 265 puff, dopo dovete andare a fare il refill, con la piena carica della batteria sono riuscito a fare all'incirca 380-390 puff, con la coil da 0,8, 18 watt a 75 Hz, quindi in modalità funzione 0. Quindi anche la gestione della batteria mi sembra ottima. Vi voglio far vedere una cosa, innanzitutto vi dico che anche in questo caso, nonostante sia un kit, anche solo la box è molto compatta e veramente ben fatta, e secondo me anche solo la box merita di essere presa in considerazione qualora si volesse acquistare una boxettina compatta con 18650. Lo sapete, i tappi a vite in questo stile non mi piacciono, però qui il fatto che abbiano inserito questa linguettina che vi permette di svitarlo in modo facile fa acquisire alcuni punti a questo tipo di accesso al vano batteria. Mi auguro, così come è successo con altre box che utilizzano questo sistema, che col passare del tempo questa linguettina qui non diventi lasca e quindi ve la trovate sempre riaperta, ma questo ce lo dirà solo il tempo. L'atomizzatore è ben costruito, assolutamente sì, vi danno la possibilità di cambiare anche il tank, quindi la possibilità anche di essere lavato per benino. La ghiera che ha messo sotto per bloccare la coil, non me ne spiego l'utilità sinceramente, anche perché è difficile andare a vitare e a svitare per bloccare la coil. L'avrei capita nel momento in cui ci fosse stato un sistema di alette che andassero a chiudere le asole del liquido nel momento in cui andate a togliere la coil per non far fuoriuscire il liquido. Questa cosa qui non c'è, non so se in futuro verrà messa, e quindi c'è la molla che nel momento in cui andavate a svitare l'atomizzatore vi sputava fuori la coil, e in quel caso lo potevo capire. Ma qui, ragazzi, se voi andate a togliere in questo modo, vedete, cioè la coil resta lì,
la coil resta lì, non casca. Quindi secondo me bloccarla non ha alcun senso, poi io non ci sono neanche riuscito a farlo. Atomizzatore che comunque di condensa è nella media, quindi troverete una piccolissima condensa nel momento in cui andate a svitare il fondello. La resa aromatica è in linea con le coil da 0,8 che noi conosciamo, ma che grazie a questa funzione in più secondo me migliora del 30%, assolutamente sì, e quindi diventa anche questo un kit o un atomizzatore ottimo anche per smettere di fumare, assolutamente sì. Con questo upgrade che hanno fatto, specialmente con questo sistema di regolazione dell'aria, con questa ghiera qui, secondo me diventa un ottimo kit, un'ottima alternativa al Nautilus 3 per smettere di fumare. Quindi come al solito ditemelo nei commenti cosa ne pensate e quale secondo voi potrebbe essere il prodottino migliore. La chiusura sopra del top cap a me piace, perché grazie a questo tastino non ci ritroviamo il top cap aperto. È stata inserita anche la membrana per evitare che se questo lo lasciate aperto non fuoriesca il liquido. So che a molti di voi la membrana non piace, a me sinceramente non dà fastidio, se non quel piccolo fischio, quel piccolo rumore che si sente nel momento in cui andate a fare i refill. Insomma, in conclusione, un prodottino, anche questo, un prodottino, uno starter kit, un entry level che mi sento di promuovere, e di promuovere anche a pieni voti. Suggerimento che do alla Innokin, che scriverò sicuramente in email, e mi auguro che uscirà un aggiornamento di questo prodotto a livello di firmware che vi permetta o che permetta all'utilizzatore finale di avere come funzione principale la funzione 0, ossia la modalità Hertz. Deve essere secondo me considerata come modalità primaria per questo prodottino. Devono aggiungere la funzione Smart, e l'ideale proprio per questo tipo di sistema sarebbe una funzione 0 con l'utilizzo degli Hertz più la funzione Smart. Voi inserite la vostra coil, il vostro atomizzatore, in automatico vi porta il wattaggio ideale per quel tipo di coil e in automatico vi porta anche gli hertz ideali per quel tipo di coil. Qui invece dovete un attimino stare a sbattervi, a smacchinettare. Un'altra funzione che reputo interessante, che avevamo già visto anche quella sulla Sensis, ho provato e sembra comunque funzionare anche qui, vi dico già che la funzione hertz regala anche una vita un po' più lunga alle vostre coil, ma se pensate che la vostra coil prefatta abbia bisogno un attimino di una piccola smossa per farla tornare un po' più prestante, allora qui, anche qui, potete utilizzare la funzione refresh. In automatico erogherà il 40% della potenza impostata per un tot di tempo, oppure potete farlo anche in modalità manuale. Funzione refresh che, così come funzionava sulla Sensis, sembra funzionare anche con questo tipo di coil. Ma un dubbio che mi pongo e che vi pongo con questa nuova funzione F0, con questa modalità di svapo 4.0, questa modalità sarà compatibile con altre coil, con altri atomizzatori, magari con atomizzatori rigenerabili? Ma parliamo di una cosa che farà felici tantissimi di voi, o sicuramente uno di voi. Come vi ho detto in apertura del video, la Innokin ha permesso, mi ha permesso di regalare ad uno di voi la Sensis. Non sarà questa, sarà, vi arriverà impacchettata, incelofanata, sigillata e chiusa. Questa è giusto per farvi capire di quale prodottino sto parlando, un prodotto, andate a vedere il video che mi è piaciuto parecchio anche questo. Quindi gli hashtag da utilizzare saranno Unico Svapo, Innokin e Zenith 2. Poi venite sul gruppo Telegram e scoprirete a chi deciderò di regalare la Sensis. Mi raccomando, commentate, non vi fate pregare, perché il fortunato verrà scelto tra chi ha commentato il video sul canale YouTube e chi sarà attivo sul gruppo Telegram. Vi voglio vedere attivi anche sul gruppo Telegram. Noi siamo arrivati alla fine anche di questo video, tanti like, tanti commenti, condividete anche questo video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, seguiteci sui vari social, venite sul gruppo Telegram, lasciate i commenti con gli hashtag corretti, ma mamma mia come vado veloce, come dico sempre, sì, come dico sempre, svapate tutti, ma svapate in sicurezza. Vi dirò anche una cosa, la coil 03, quella oro, anche con questo atomizzatore si può utilizzare, andate ad aprire tutta l'asola. L'aprite in questo modo tutta l'asola e vi regalerà anche un ottimo flavor. Un flavor ristretto ma molto molto piacevole. Ci vediamo alla prossima. Buona serata.
Io faccio del flavor anche con la 08. Ciao.